Buongiorno, benvenuti a TG Cronache. Giornata trionfale quella di ieri per i colori azzurri alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. I nostri atleti hanno conquistato ben 5 medaglie, 2 d'oro, 2 d'argento e 1 di bronzo. Grandi imprese per il judoka Basile, suo il 200° e tanto atteso oro azzurro della storia olimpica. E il fiorettista Garozzo, entrambi erano esordienti ai giochi olimpici. Ma anche per Cagnotto Dallapè, prima medaglia olimpica per le due tuffatrici, e per l'altra judoka Giuffrida. Il bronzo arriva dal ciclismo femminile con la Longo Borghini. Vediamo. La storia, le storie. Ogni medaglia olimpica scrive una pagina di storia dello sport, ma sono le storie dietro le medaglie a dare il significato più profondo dell'impresa. Gli orsacchiotti giganti del judoka Fabio Basile, per esempio, 200° oro nella storia azzurra dei giochi. Maxi Orsacchiotti, con cui il 21enne piemontese, a 8 anni dislessico e timidissimo, si allenava in casa quando la mamma non poteva portarlo in palestra. Un trionfo, quello di ieri, forse inatteso ma di certo meritato. In finale c'era Anne Baul, campione del mondo in carica, altro che peluche. O il garage di Acireale di Daniele Garozzo, il 24enne fiorettista cresciuto tirando di scherma con il fratello maggiore spadista, anche lui a Rio, fino a un oro pieno di storia e storia, nono trionfo olimpico azzurro nel fioretto individuale uomini, suggellato da una vittoria contro il favorito statunitense Massi Alas. Ma anche le lacrime, quelle amarissime di Tania Cagnotto 4 anni fa a Londra per 2 brucianti quarti posti nel trampolino da 3 metri, trasformatesi in perle di gioia pura tra le braccia della sua compagna Francesca Dallapè. Lacrime irrefrenabili dopo il tuffo d'argento che dopo 5 edizioni ha sfatato il tabù olimpico. Nel bello, bellissimo sport italiano, come twitta il presidente del Consiglio Matteo Renzi, c'è la passione di una bambina per la danza trasformata in energia di judoka da Odette Giuffrida, romana, fermata sul penultimo gradino del podio dalla kosovara Kelmendi. O per finire i geni della fatica che Elisa Longo Borghini, ieri bronzo nella prova in linea di ciclismo, ha ereditato da mamma Guidina dal Sasso, fondista in 3 Olimpiadi negli anni 80, che da oggi la storia inseguita per un decennio se la potrà godere in casa. Una famiglia di campioni, questa. Adesso vediamo il medagliere con l'Italia che fa un gran balzo in avanti, arriva al 4° addirittura. Le prime posizioni, Stati Uniti al comando con 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Segue la Cina, 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Quindi l'Australia con 3 ori e 3 bronzi. Infine l'Italia con 7 medaglie, 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, che precede la Corea del Sud, 2 ori, 2 argenti ed 1 bronzo. Allora vediamo di conoscerle meglio queste medaglie d'oro azzurre, che speriamo non siano le prime e ultime della serie. Il judoka piemontese Fabio Basile e lo schermidore siciliano Daniele Garozzo, il servizio del nostro inviato. È l'oro più importante perché è il primo per l'Italia a queste Olimpiadi di Rio, ma perché è il numero 200 della storia azzurra. L'hai vinto te, un giovane inserito nel programma olimpico Tokyo 2020, ha detto: io anticipo di un quadriennio. Mi è sempre piaciuto bruciare tappe fin da quando sono ragazzino. E, la prima volta che vedi Murakami, nuovo direttore tecnico, mi strinse la mano e mi disse... Una bella stretta mi fece. Tokyo 2020 li faccio. No, Rio 2016, maestro. E lui, da quel giorno ha iniziato a investire su di me. Ha iniziato a portarmi a fare le gare. Ha investito sui giovani. Ma sei anche bravo a leggere il tuo avversario, a capire come affrontarlo. Semifinale e finale le hai disputate diversamente. Sì, bravissimo. La semifinale sapevo già, con aiuto anche del mio coach Pierangelo Toniolo e tutto lo staff della nazionale, sapevamo già come gestire questo incontro qua, vincere di Shido, perché se con lo sloveno andavo lì per vincerci di Ippon e tirargli la bomba, me la rischiavo. Con uno così bisognava farli impazzire. Come? Non fargli capire niente, anticiparlo sempre, bum 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 bum, fargli prendere il primo Shido, secondo Shido. Oh, c'è stato un certo punto che io me lo sentivo proprio nelle mie mani, ho sentito, boh, questo è mio, l'incontro è fatto. E ci ho vinto psicologicamente. La finale, se andavo lì e pensavo di vincerci di Ippon, anche lì ci perdevo, perché lui di esperienza mi batteva. A lui bisognava tirargli la bomba. Bam! Colpo secco. E bomba è stata. E bomba è stata. A volte accadono delle cose che ti cambiano la vita. Poi quando te ne rendi conto, se un giorno prima o un giorno dopo, questo conta meno, no?
Sì, ancora diciamo non mi sono reso conto di quello che è successo al palazzetto, dico solo che è stata un'emozione fantastica, quando ho visto la luce nell'ultima botta non ci volevo credere. Ma com'è nato questo successo, questo oro che è importantissimo perché per la scherma dopo 20 anni dal 96 di Atlanta? Quest'oro è nato tanti anni fa, ci è voluta tanta passione e soprattutto tanto sacrificio. Ho fatto veramente di tutto per questo sport, mi sono trasferito lontano di casa a 17 anni, lontano da solo, senza famiglia, senza amici. Ho fatto davvero la spola anche prima tra Catania e Modica, che ci sono 2 ore di macchina, tornando la sera tardi, a mezzanotte e poi il giorno dopo andare a scuola. Quest'oro convoglia tutti quegli sforzi e li rende ancora più belli. In tal senso, quanto ha contato tuo fratello Enrico, che è più grande di te, che quindi un po' ti avrà fatto da apripista? Assolutamente, io ho fatto scherma perché volevo emulare mio fratello, che è un po' diciamo il mio migliore amico, ma anche una chioccia per me. Quindi è stato importante non solo all'inizio, ma anche oggi, perché oggi la sua presenza lì mi dava forza, mi dava sicurezza. E adesso per assurdo è lui che deve emulare te. Speriamo bene, io gli auguro il più grosso in bocca al lupo, ma sono certo che farà bene. E adesso conosciamo meglio anche le altre medaglie azzurre, le altre protagoniste, la judoka romana Odette Giuffrida e la ciclista Elisa Longo Borghini, come abbiamo sentito, figlia d'arte. Odette, a volte la vita è questione di frazioni di secondo, per passare dagli altari non alla polvere, però qualcosa di diverso. Assolutamente sì, io sono la prima che pensa che alla fine i secondi forse non si li ricorda nessuno. In questo incontro, nella finale, ci siamo giocati la storia, ci siamo giocati, lei ha fatto il primo oro per il suo paese, per il Kosovo, e io potevo essere la 200ª medaglia d'oro. E come hai detto tu, un istante, un'azione, un attimo può cambiare tanto. E io purtroppo, per fortuna, nel senso che è anche la mia forza, che combatto molto distinto quello che sento, e la tecnica che ho fatto, che mi ha fatto perdere la finale per Yuko, è la stessa che mi ha fatto vincere il primo incontro. Quindi tutto questo per dire che alcune volte purtroppo va bene, poi altre invece il mio istinto mi fa pagare le conseguenze. Sicuramente se non ci fosse stata quell'azione, adesso sarebbe stata la mia di storia. Ecco, però questo tipo di discipline ti insegnano, credo, prima di tutto a saper accettare le sconfitte, no? Già, è proprio il judo, la via della cedevolezza, ti insegna la prima cosa, anche quando vai in palestra fisicamente, la prima cosa che ti insegnano è a cadere, a fare la caduta, così come nella vita. Il judo ti insegna a cadere e a rialzarti. E adesso diciamo che c'è stata una mezza caduta, adesso puntiamo all'oro a Tokyo. Elisa, una medaglia bellissima, forse non in attesa, però poi per come è maturata la gara. Sicuramente una medaglia sudata, e sudata da tutta la nazionale italiana. Oggi ho avuto 3 stelle accanto a me, ho avuto Elena, Tatiana e Giorgia, che hanno fatto un garone e mi hanno aiutata in questa, tra virgolette, se la posso considerare impresa, o comunque questo risultato. È un bronzo olimpico, ma io non mi voglio fermare qui, voglio continuare nella mia carriera, voglio fare campionati europei, voglio fare campionati del mondo e allenarmi e correre come ho sempre fatto fino adesso, no? Allora, queste erano le splendide medaglie azzurre, adesso ci occupiamo invece di tennis con le grandi sorprese nel torneo. Fuori nel torneo femminile, la numero 1 al mondo, Serena Williams, battuta dalla belga Flipkens. Serena sconfitta anche in doppio con la sorella Venus. E nel torneo maschile fa notizia la caduta del numero 1 mondiale, il serbo Novak Djokovic, sconfitto in 2 set dall'argentino Del Potro con un doppio tie break. Vittorie senza problemi invece per lo scozzese Andy Murray e lo spagnolo Rafa Nadal. Tra gli azzurri avanza Fabio Fognini, 6-0 al terzo sul dominicano Estrella Burgos, mentre esce dal torneo Fabiano, sconfitto in 2 set dal brasiliano Dutra Silva. Fognini vince anche nel doppio con Andrea Seppi, superata al primo turno la coppia ucraina, e sempre nel doppio vittoria della coppia Errani Vinci in 2 set sulle tedesche Kerber Petkovic. Oggi dunque terza giornata di gare, le speranze azzurre sono affidate soprattutto al tiro a volo e al tiro a segno, ma anche alla sciabola femminile e a Federica Pellegrini, che scende in vasca nella sua gara, i 200 stile libero, per le batterie di qualificazione.
Impossibile anche per mancanza di finali ripetere la trionfale giornata di ieri, ma oggi sarà comunque una giornata importante per i colori azzurri perché inizierà l'ennesima avventura olimpica di Federica Pellegrini. Per la nostra portabandiera si avvicina la gara clou con i 200 stile libero che oggi prevedono le batterie e le semifinali. Domani la finale per bissare l'oro di Pechino e dimenticare la delusione di Londra 2012. Sarà interessante vedere anche il confronto a distanza con l'altra favorita, la giovane statunitense Katie Ledecky, che con ogni probabilità le contenderà il gradino più alto del podio. Riflettori puntati anche sui nostri tiratori, Nicolò Campriani nella carabina da 10 metri e Giovanni Pellielo nel tiro a volo specialità fossa olimpica. Campriani tenterà l'assalto all'oro, magari per dimenticare la delusione dopo la brutta prova della sua fidanzata Petra Zublasing, una delle favorite nella carabina donne che non è riuscita neanche ad entrare in finale. Il tiratore azzurro, campione olimpico a Londra 2012 e pluricampione europeo, è tra i favoriti e potrebbe arricchire oggi pomeriggio il nostro medagliere. In giornata tenterà la scalata all'oro anche Giovanni Pellielo nel tiro a volo dalla fossa olimpica che lui stesso ha sempre definito la sua casa. 46 anni da Vercelli, Pellielo è dato tra i più in forma. Nel suo palmarès vanta 3 medaglie olimpiche individuali, 10 titoli mondiali, 12 europei e tanti piazzamenti. Da Barcellona 92 invece insegue il suo oro olimpico. Il suo sogno è quello di riuscirci a Rio nella sua 7ª Olimpiade. Insieme a lui gareggerà nella stessa specialità Massimo Fabrizi. I due hanno chiuso al primo e secondo posto dopo le prime 3 serie. Fabrizi, argento a Londra, ha anche centrato l'Emplen con 75 su 75. Qualche speranza anche per Mauro Nespoli, già oro olimpico a squadre nel tiro con l'arco a Londra 4 anni fa. Sarà già una giornata cruciale per le ragazze della pallavolo che sfideranno la Cina. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 con la Serbia, le azzurre sono costrette a vincere per non rischiare l'eliminazione. Più tranquilli i ragazzi del Settebello di pallanuoto che, dopo aver battuto la Spagna, sono già in vasca nella seconda gara contro la Francia. E oggi a Rio è il giorno di Alex Schwarzer con l'udienza del TAS, il tribunale arbitrale dello sport. Ma la sentenza sul marciatore altoatesino dovrebbe arrivare domani. La nostra inviata ha incontrato l'allenatore di Schwarzer, Sandro Donati, l'uomo che fin dall'inizio del discusso nuovo caso di doping ha sempre parlato di complotto. Sentiamo. Oggi è il giorno del verdetto, tra qualche ora sapremo se Alex Schwarzer parteciperà ai giochi della 31ª Olimpiade. Siamo qui con Sandro Donati, l'uomo che più di ogni altro ha lottato contro il doping in Italia, l'uomo che ha cercato di recuperare Alex. Donati, sinceramente, a questo punto che speranze avete? Beh, la situazione è difficile. Difficile perché intanto è un procedimento chiaramente sbilanciato nei rapporti di forze e nelle possibilità della difesa. Noi siamo stati già massacrati nella difesa nel momento in cui è stata accettata la richiesta della Federazione Internazionale di Atletica di spostare tutto il procedimento a Rio. Non si è mai visto che un procedimento cambia continente. Questo ha significato che non potevamo affrontare le spese per portare tutti i periti qui. E quanto ha speso Alex fino ad ora? Alex ha speso già più di 40.000 euro nel procedimento di Losanna. E quindi non può andare oltre, perché sennò finisce in malura anche dal punto di vista economico. E quindi è chiaro che ci troveremo adesso ad affrontare questo procedimento con i periti che probabilmente non potranno neanche essere collegati via Skype, perché ci hanno detto che hanno delle difficoltà tecniche. Alex dimostra proprio le capacità del campione, con una solidità psicologica che è tutto il contrario di quella fragilità che aveva messo in evidenza nel 2012. Alex è molto cresciuto e il mio merito è relativo, è cresciuto per conto suo. Già nel momento in cui ha deciso di allenarsi con me era cresciuto. È un ragazzo saldo che è stato capace di superare la crisi forte dei primi 20 giorni e poi ha saputo concentrarsi sull'allenamento e dire: se c'è una possibilità di riuscire a dimostrare la mia innocenza, io mi devo far trovare pronto, allenato. Io mi auguro che lui possa gareggiare, perché sarebbe veramente un delitto sportivo far sparire dalla scena un campione di questo valore eccezionale. Ma qualora la cattiveria, la vigliaccheria di altri lo spingessero ad uscire per sempre, io sono convinto che è in grado di farcela lo stesso e di affrontare la vita da persona solida. Ecco, professore, su che cosa baserete la vostra difesa? È su vari punti. Tutto il controllo del 1° gennaio è pieno di punti interrogativi sulla catena di custodia, perché su diverse fasi
del percorso di questo campione dal momento del prelievo fino a quando finalmente arriva nel laboratorio e passano più di 24 ore, ci sono molte fasi nelle quali non è chiaro chi lo deteneva, a chi lo dava, come era custodito, e quindi potrebbero essere intervenuti vari personaggi e aver effettuato una manipolazione. Poi c'è un punto successivo che è quello della consegna di questi campioni al laboratorio di Colonia. I campioni devono essere consegnati in maniera rigorosamente anonima, senza una minima indicazione che possa consentire di risalire al soggetto. In questo caso sui fogli di accompagnamento c'era scritto provenienza dei campioni da Cines, che è un paesettino, piccolo paese dell'Alto Adige, dove c'è solo Svazzer che fa lo sport ad alto livello, quello è gravissimo. Se dovesse andare male, Alex detterà, mi sembra di capire. Alex ha detto qualcosa di più, Alex ha detto che se va bene, lui fa l'Olimpiade e smette con l'atletica. Lui è una persona di carattere. Ciao. Saremo a vedere dunque domani con il verdetto. Da un azzurro all'altro, Vincenzo Nibali è stato operato questa mattina alla clavicola alla clinica poliambulanza di Brescia dal primario di ortopedia. L'intervento iniziato poco dopo le 9 è terminato dopo quasi 2 ore. Al ciclista sono state applicate delle piastre in seguito alla rottura della clavicola rimediata nella gara olimpica. È andato tutto bene, ha detto il suo direttore sportivo, il bresciano Martinelli. Ed era l'ultima notizia. TG Cronache torna domani come sempre intorno alle 14. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.